scatti fotografici per raccontare una storia, ricordare, immaginare e costruire il futuro. Il protagonista di questa mostra fotografica è Luciano Adriani, fotoreporter, che ha negli occhi e nelle mani un senso della realtà talmente immediato da riuscire a cogliere anche gli attimi nascosti. È questa stessa abilità che lo spinge ad osservare le cose con una sensibilità che va oltre il momento. Il titolo di questa mostra fotografica è Bosco Martese, testimoni del tempo, allestita presso l'ARCA, Laboratorio per le Arti Contemporanee di Teramo, fino al prossimo 16 ottobre. La mostra fotografica è voluta, patrocinata e sostenuta dal Comune di Teramo, assessorato alla cultura, ed è stata ideata dall'autore insieme all'Associazione Culturale Teramana Artruvarte, che l'ha anche organizzata, ed è stata curata anche da Anna Fusaro, giornalista culturale. Il percorso espositivo è accompagnato da fotografie a colori di varie dimensioni che svelano lo sguardo personale dell'autore nel rileggere e trasfigurare simbolicamente un fatto storico e identitario per la comunità teramana. La personale prende il nome di Bosco Martese, la località montana teramana sui Monti della Laga, in località Ceppo di Rocca Santa Maria, a 40 km da Teramo, che fu teatro della prima battaglia italiana partigiana in campo aperto il 25 settembre del 1943. Lo scontro a fuoco non vide caduti tra i partigiani, ma il 25 e nei giorni seguenti molti furono uccisi dalle rappresaglie dei militari tedeschi. Luciano Adriani, come testimonia il sottotitolo Testimoni del Tempo, vuole dare risalto all'importanza della presenza dei giovani e della loro testimonianza nell'abbracciare, conservare e tramandare la memoria storica. Le sue immagini infatti ritraggono i tronchi degli alberi cogliendone l'aspetto antropomorfo, elevandoli quasi a simulacri dei partigiani che in quei luoghi combatterono. Luciano, come nasce questo progetto? Questo progetto nasce tanto tempo fa, nasce negli anni, nasce dal mio lavoro, dal lavoro che ho fatto nella redazione del Tempo prima e nel giornale Il Centro poi. Nasce da tanto tempo perché seguo questa commemorazione per questi giornali da sempre, da quando sono arrivato a Teramo, da quando svolgo questo lavoro di cronaca. La curiosità però è nata quando ho potuto fare con più con calma e scoprire da solo che cosa è successo in quel posto, che cosa è avvenuto, perché è stato lasciato così, com'era, perché basta che uno va lì a Bosco Martese, nella parte dove c'è sia il monumento dove è successo questo eccidio dei ragazzi morti, da quella guerra assurda che fu, e poi dalla parte dove c'è il mausoleo. Calcolando da una parte all'altra c'è di mezzo questo bosco, e quindi da solo, introducendomi in questa parte di bosco e vedere, guardare, osservare, mi sono venuti agli occhi i tronchi di questi faggi, fatti dove ci sono queste facce che sembrano che vogliano parlare, dire aiutateci. Come se parlassero quei ragazzi: perché ci avete lasciato così, perché ci avete lasciato all'abbandono, perché questo posto sacro l'avete lasciato così all'abbandono. Nella visione di Luciano Adriani il simbolismo degli alberi dialoga e si rafforza con la presenza dei giovani, che sono studenti della Facoltà Teramana di Scienze della Comunicazione, che raccolgono idealmente il testimone da quei partigiani, per la maggior parte ragazzi della stessa loro età, per conservare e difendere il valore della memoria e della libertà. Portandoci questi ragazzi dell'Università di Teramo, laureandi nel 2016, li ho fotografati in questo bosco, davanti a questi alberi, praticamente loro come se fossero degli alberi pure loro, come se fossero venuti per recepire e continuare a dare questo messaggio da tutte le parti, ecco. E quindi il progetto nasce da qui, nasce da tanto tempo, è nato cinque anni fa. Da oggi spero, fino alla fine della mostra, di aver portato una carezza a quei ragazzi, a questi ragazzi dell'Università di Teramo e ai teramani, ecco, una carezza a questo posto che i teramani possono fruire senza salire su, almeno
come è successo negli anni con me ogni 25 di settembre, forse venire qui e dire: ah, questo posto ci sono stato poche volte, ma veramente, e spero che loro dicano: sì, è bello, mi piace, è bello. Ed è una carezza a quei ragazzi uccisi in quel momento, in quella terribile guerra che non ci doveva essere. La mostra inoltre è accompagnata da un libro catalogo pubblicato dalla casa editrice Teramana Ricerche e Redazioni e sostenuta dall'Università degli Studi di Teramo. Luciano Adriani guarda gli alberi con gli occhi di chi cerca di raccontare una storia e nei nodi delle cortecce che scopre forme antropiche, volti che il tempo ha formato, come se volesse affidare proprio alla natura il compito di testimoniare la storia.